21:10 del 16 settembre 1970, De Mauro parcheggia la sua automobile BMW dove oggi c'è questa lapide lungo il marciapiede di fronte al portone di casa al civico 58. De Mauro arriva contemporaneamente alla figlia Franca e al suo fidanzato. I due entrano per chiamare l'ascensore, lo aspettano, ma lui si attarda in macchina. Franca allora torna indietro per chiamarlo. All'improvviso arrivano due uomini ed entrano in macchina. Subito dopo giunge al portone la figlia, che vede la macchina ripartire senza motivo. La BMW di De Mauro viene ritrovata 24 ore dopo, poco distante, invece da quella sera di settembre del 1970, di una delle firme più autorevoli del giornale L'Ora, si perdono le tracce per sempre. La Ficuzza, a pochi chilometri da Corleone. Nella serata di ieri, infatti, si era sparsa la voce a Palermo che il corpo del giornalista Mauro De Mauro, scomparso 36 giorni, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Rocca Busambra. Numerose telefonate che segnalavano il fatto erano pervenute ieri sera nelle redazioni dei giornali palermitani e anche a noi. Una di queste telefonate, ricevuta dai carabinieri, ha fatto immediatamente un'operazione a vasto raggio che è stata sospesa solo nelle prime ore di stamane. Alla luce di torce elettriche e di potenti fari installati sugli automezzi, i militi guidati dai cani poliziotto hanno rastrellato una vasta area del bosco esplorando anfratti e grotte. La battuta, che non ha avuto esito, è ripresa questa mattina ed è tuttora in corso. Mauro De Mauro nasce a Foggia nel 1921. È stato un giornalista del quotidiano L'Ora di Palermo. Preciso e puntuale sul lavoro, era famoso per le sue inchieste che irritavano la mafia. La sera del 16 settembre 1970, la figlia Franca Valeria e il suo fidanzato lo incrociano e lo salutano mentre sta scendendo dalla sua automobile appena parcheggiata sotto casa in viale delle Magnolie 58. Ma subito dopo lo vedono ripartire con qualcuno a bordo. Da quel momento De Mauro sparisce per sempre. Il suo corpo non si è mai trovato. In base alle ricostruzioni più attendibili, De Mauro sarebbe stato strangolato la notte stessa del rapimento in una masseria di Santa Maria di Gesù. Il cadavere, murato lungo l'autostrada o alla foce del torrente Oreto, sarebbe stato forse in seguito riesumato e sciolto nell'acido perché non restassero tracce. Le motivazioni della sentenza sanciscono che De Mauro morì perché si era spinto troppo oltre nella sua ricerca della verità sulle ultime ore del presidente dell'ENI Enrico Mattei in Sicilia, morto in un misterioso incidente aereo. Mauro De Mauro era un giornalista appassionato, entusiasta del suo lavoro. Era generoso, irascibile, allegro, triste, una persona come tante. Mio padre è stato rapito il 16 settembre. È un ricordo molto angoscioso per me, perché io ero là davanti e ho avuto la percezione che qualcosa non andasse, ma mi sembrava troppo assurdo, troppo fuori dal mondo per fare qualcosa. In molti giornali, ricostruzioni filmiche o dichiarazioni dei pentiti, si è parlato della morte di mio padre. Chi diceva negato, chi garrotato, chi strozzato, chi... E ogni volta queste cose sono un pugno nello stomaco terribile. Io spero che non abbia sofferto, che sia stata una morte rapida e dolore. Sicuramente quello che vorremmo sapere dove è il corpo, non tanto come è morto. Mio padre, come tutti gli esseri umani, aveva un carattere così, con varie colature. E sicuramente detestava l'ingiustizia, non solo mafia, non solo questo, ma anche proprio l'ingiustizia sociale. Allora c'era una gelateria molto buona a Palermo, Cofea, e mio padre era passato da Cofea
e c'era un bambino che chiedeva il gelato alla madre e la madre gli ha detto no, costa 100 lire, non te lo posso comprare. E questo ha provocato un'angoscia in mio padre, che ha trovato poi una scusa per offrirlo al bambino. Qui sembra che mio padre sia un santo, non lo era, aveva delle arrabbiature fenomenali. Dopo 43 anni dal suo rapimento è stato riconosciuto vittima della mafia. Hanno intitolato a mio padre delle strade, sarà posta una targa commemorativa di fronte a dove abitavamo noi, dove è stato rapito. Una volta mi trovavo ligata con mio marito, stavamo cercando un albergo e io ho chiesto a un passante che strada bisognava fare e lui mi ha detto volti per via Mauro De Mauro. E mi è sembrato una cosa stranissima che anche in una piccola cittadina ci fosse una strada intitolata a mio padre.